Un consiglio comunale pieno zeppo di argomenti, quello che si è svolto a Bracciano il 29 dicembre scorso. Non aleggiava un'aria di festa nella sala delle sedute, ma era presente una strana atmosfera carica di tensione. Gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno sovrastato le dialettiche legate ai 18 punti che erano in discussione. Era chiaro che il principale aspetto, anche se non inserito nell'ordine del giorno, né mai pronunciato durante lo svolgimento del consiglio, riguardava le richieste di rinvio a giudizio nei confronti del sindaco Giuliano Sala, di alcuni componenti del Consiglio Comunale in capo alla maggioranza e di altre persone. Al termine della seduta abbiamo sentito su questo argomento il parere di un rappresentante dell'opposizione, Armando Tondinelli, che ha specificato i motivi della richiesta di rinvio a giudizio e la sua istanza di dimissioni. Sono dei reati contro la pubblica amministrazione che vanno dall'omissione degli atti d'ufficio alla tentata concussione al falso ideologico. Questi coinvolgono i vertici sia amministrativi che politici del comune di Bracciano. Sono 8 rinvii a giudizio, richieste di rinvio a giudizio, mi correggo, molto importanti, fondamentali, dove il comune è parte offesa, e quindi io chiedo perché c'è conflitto di interessi, perché queste persone difendono loro stesse, non difendono i cittadini di Bracciano, chiedo le immediate dimissioni di tutto questo consiglio comunale e della giunta. Lei in particolare pensa che ci sia perciò un dolo da parte del comune rispetto a queste vicende? Io l'ho denunciato da circa 2 anni il dolo. Il dolo più importante è il fatto che all'inizio non mi davano i documenti, e poi il fatto che denunciando degli abusi edilizi si è permesso che queste costruzioni terminassero. Adesso è alla luce di tutti, sotto gli occhi di tutti, c'è stata anche un'inchiesta della RAI che va in onda in questi giorni su Rai News, dove specifica perfettamente i danni che sono stati portati al territorio e che non potranno più essere sanati. Ma ripeto, la parte più importante è che il Comune in questi procedimenti è parte offesa. Io voglio che qualcuno mi dica, il prefetto, la regione, la procura della Repubblica, chi difende i cittadini da eventuali danni che ci saranno. Questo invece è il parere del sindaco di Bracciano Giuliano Sala sull'invito a dimettersi e sull'argomento relativo alla richiesta di rinvio a giudizio. Guardi, io credo che i consiglieri possono fare tutte le richieste che vogliono, possono fare tutte le argomentazioni che vogliono, ma devono continuare a fare i consiglieri e devono fare politica. Qualcuno ha l'abitudine di mistificare quelli che sono gli argomenti, ha l'abitudine di recarsi, magari condotto da qualche caro amico, che lo sponsorizza a fare delle verifiche, diciamo in regione, sta tutti i giorni alla Procura della Repubblica, e questi sarebbero coloro che sono dei grandissimi garantisti. Ora, per quanto mi riguarda, io sono a posto con la mia coscienza. Noi abbiamo avuto un'indagine su argomenti che sono argomenti che riguardano, per quanto mi riguarda, l'abuso in atti d'ufficio, per quanto riguarda anche altri 2 assessori, quindi non è un consiglio che è implicato, sono situazioni che nella pubblica amministrazione si mettono in conto perché i cittadini hanno sempre una capacità di litigiosità con la pubblica amministrazione. È un argomento che il giorno 23 di febbraio andrà dal GUP di Civita Vecchia a verificare se noi siamo persone che abbiamo in qualche modo la necessità di andare sotto giudizio, perché abbiamo commesso presumibilmente, perché fino a prova contraria, noi fino al terzo grado di giudizio siamo tutte persone che in qualche modo siamo innocenti fino a prova contraria. Ora, siccome queste dichiarazioni mi vengono da un pulpito, mi sento, come dire, questa sera mi sento molto, mi dovrei sentire molto berlusconiano, ma non ci riesco. Io ho piena fiducia in quelli che sono i percorsi della giustizia, credo che coloro che stanno facendo male, soprattutto alle persone, che stanno diffamando le persone, che stanno cercando di mandare in giro tutta una serie di motivazioni che nulla hanno a che vedere con la specificità di quello che ci viene in qualche modo, contestato. Il sottoscritto viene contestato un abuso in atti d'ufficio, secondo un'indagine che è stata chiusa, e il 23 di febbraio il GUP deciderà se debba essere rinviata a giudizio o non rinviata a giudizio. Il rinvio a giudizio per abuso in atti d'ufficio avrà 3 gradi di giudizio. Io, fino a prova contraria, sono una persona innocente, mi sento assolutamente a posto con la mia coscienza. Coloro che chiedono le dimissioni del sindaco Sala imparassero a fare politica in maniera adeguata, si candidassero e cercassero di vincere le elezioni con il consenso dei cittadini, non con queste forme di giustizialismo che sono proprie di qualche personaggio che da una parte predica bene quando gli fa comodo, dall'altra razzola molto male. Io credo che quello che questa amministrazione ha messo in piedi sono le risposte
che noi diamo alle esigenze dei cittadini, i problemi che andiamo a risolvere, le modalità di gestione della cosa pubblica. Si parla oggi tanto di questo discorso della cementificazione. Ricordo che abbiamo approvato un piano regolatore normato dalla Regione, approvato il 7 dicembre del 2009, che diminuisce di circa 10.000 unità gli abitanti di questo paese. Quindi tutte le cose che si vanno raccontando in giro sono delle cose che stridono con quelle che invece sono le sollecitazioni. Si voleva far mantenere in questo paese evidentemente la discrezionalità nelle decisioni urbanistiche, in modo tale che con la discrezionalità nelle decisioni urbanistiche si poteva arrivare a meglio dare risposte ai propri amici. Noi siamo persone assolutamente trasparenti, io vivo la mia serenità. Nel 2012 i cittadini stabiliranno se i famosi giustizialisti o il giustizialista in qualche modo potrà essere gratificato da un consenso, al contrario se ne starà a casa e farà il suo lavoro di dipendente di qualche ministero vario. Io sono assolutamente convinto che se le motivazioni che sono state addotte portassero le persone coinvolte a una condanna relativamente al terzo grado, e per le motivazioni che sono state addotte, io sono contento di aver fatto quello che ho fatto, perché l'arroganza, il modo di porsi e la volontà di dover addivenire a una opportunità non concedibile da parte di un cittadino non poteva essere nella maniera più assoluta non contestata. Noi non abbiamo commesso nessun reato, abbiamo solo ed esclusivamente detto a questo cittadino: se vuoi fare questo percorso lo devi fare come lo hanno fatto tutti gli altri cittadini, non hai nessunissima facoltà in più degli altri. Primo. Secondo, devo dire che forse si dimentica troppo spesso e molto spesso che la persona che ci sta conducendo, come dire, in questa intricata situazione è un soggetto cittadino che rappresenta solo se stesso e che soprattutto ha avuto ben 5 ordinanze di demolizione per abusi effettuati in quel terreno. Quindi voglio dire, dobbiamo sempre capire e sapere bene con chi stiamo trattando. E ancora ha avuto ultimamente 3 dinieghi di condono edilizio perché fatti abusi in zona vincolata. Quindi io sono assolutamente sereno, non abbiamo fatto niente che potesse in qualche modo stabilire che ci potesse essere un interesse o peggio un abuso da parte degli amministratori di questo comune. Se la giustizia deciderà al contrario, sapremo in qualche modo difenderci e verificheremo poi quali sono tutte le nostre responsabilità.